Non crederci. Se ti tratta male, poi ti dice non lo farò più. Questo è il titolo della mostra ospitata in Consiglio regionale, che ha aderito alla campagna di sensibilizzazione di SOS Donna in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. Siamo tutti emotivamente ancora più coinvolti e scossi dopo l'ultimo dramma che ha visto l'uccisione della giovane Giulia Cecchettin. Da gennaio a ottobre 2023 sono 131 gli arresti per violenza di genere effettuati dalla Polizia di Stato. Solo nella provincia di Torino 19 casi di violenza sessuale, 71 casi di maltrattamento in famiglia, 41 casi di stalking. Il 64% delle donne che subisce violenza non ne parla. Nel 63% dei casi lo stupro viene commesso dal proprio partner e soltanto il 5% delle vittime fa denuncia in tribunale. Mercoledì 22 novembre, in occasione della seduta dell'Assemblea, sono stati esposti all'entrata dell'aula consiliare i 10 pannelli con le frasi più frequentemente pronunciate dagli uomini per giustificare la violenza compiuta. Pannelli curati dalla scrittrice e giornalista Laura Nosenzo, responsabile di SOS Donna, e da Giorgia San Lorenzo, artista e scultrice. Se lui ti dice che dopo averti picchiato non lo farà più, non crederci, perché questi atti si ripetono in molti casi non solo per giorni, mesi, ma anni e decenni. Quindi il fatto di dire non crederci vuol dire chiedi aiuto, fatti aiutare dai servizi. I consiglieri e le consigliere hanno esposto il cartello con l'hashtag Non Crederci e hanno scritto pensieri e riflessioni sulle lenzuola dismesse dell'ospedale Cardinal Massaia di Asti, usate nella campagna come grande registro delle firme, su cui ci sono scritte dei visitatori delle varie tappe itineranti della mostra e delle stesse vittime di violenza che hanno voluto lasciare un segno delle loro toccanti testimonianze. Noi abbiamo immaginato queste lenzuola che abbiano accolto, abbiano abbracciato, abbiano ospitato queste donne vittime di violenza. Abbiamo sostituito l'album delle firme con questa lenzuola, quindi non solo una firma, ma anche una frase scaturita dalla riflessione dopo aver visto questa mostra qui. La mostra sarà ospitata fino al 3 dicembre negli spazi dell'URP del Consiglio regionale del Piemonte in via Arsenale 14. Numerose le altre iniziative sostenute dal Consiglio regionale attraverso la consulta regionale femminile. Fino al 27 novembre, presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, è visitabile la mostra La figura femminile nell'arte contemporanea, Lo zucchero diventa arte, in esposizione 80 opere di cake design di artisti provenienti da tutto il mondo. La mostra è visitabile dalle 10 alle 18 ed è curata da Mary e Nuni Cocciolo, allestita in collaborazione con l'associazione Diva. Tema fondamentale è la figura della donna nell'arte, ma in tutto ciò non possiamo non parlare del tema della violenza sulla donna. Infatti anche in questa esposizione ci saranno delle installazioni di esordienti, di giovani esordienti su questo tema. Storie di donna, tributo a Roberta Aloisio, è il titolo dello spettacolo in scena il 25 novembre al Teatro Comunale Dino Crocco di Ovada. Sul palco Giampiero Aloisio, cantautore e drammaturgo che racconta la vita e le opere della sorella Roberta, cantante dialettale con un'attenzione specifica ai temi dell'emancipazione femminile e della violenza sulle donne, prematuramente scomparsa nel marzo 2017. Tra le altre iniziative, la campagna di sensibilizzazione sulla violenza di genere Ci metto la faccia, cura dell'associazione Mondo di Donna, che si svolge dal 25 novembre al 9 dicembre, che quest'anno coinvolgerà 22 rappresentanti delle forze dell'ordine. Il Consiglio regionale promuoverà questa campagna sui social al fine di sensibilizzare i cittadini in maniera ampia e capillare su questa importante tematica.